Questi sono gli ingegneri che hanno creato una delle roadster più amate al mondo e forse neanche loro immaginavano che sarebbe diventata una delle auto più vendute del decennio. Nel 1989 bastavano 8.000 sterline per portarsela via, pari a 15.000 in valore attuale. Guanti senza dita e capelli al vento erano gli immancabili optional richiesti. La Mazda ha venduto più di 700.000 MX-5, quindi ce ne sono tante in giro di seconda mano. La nostra missione, a quattro ruote, è comprare e restaurare questa sportiva con un budget di 3.000 sterline e rivenderla guadagnandoci. La ricerca ha inizio. Una piccola rotonda. Ah! Ecco di cosa parlavo! L'acceleratore, la strada davanti a me, il vento nei capelli, moscerini sui denti, un freddo che si gela. Ma che importa? Mi sto divertendo! Appena un po' larga e sterzata, ma la controllo. E il cambio? Wow! È così preciso, sembra un Winchester. Un fucile, per il modo in cui seleziona le marce. È così preciso e si armonizza benissimo con lo sterzo. E se pensate che questa non sia una sportiva, sentite qua. E vai! Diciamolo chiaramente, sono un grande fan della Mazda MX-5. Lo so che ha qualche problemino da risolvere, ma sono piccole cose. Ed può farlo senz'altro in un pomeriggio. Una delle cose fondamentali che mi piacerebbe fare è cambiare questi interni tristi. Dovremo ridipingere la cornice del parabrezza e se riusciamo a risolvere tutto, avremo una gran macchina. Non vedo l'ora che arrivi l'estate per inforcare gli occhiali e sfrecciare sul lungomare. Ed! Ciao capo, come va? Come stai? Tutto a posto? Dimmi che non vedi l'ora di mettere gli occhiali da sole e i pantaloncini e sentire il vento nei capelli. L'hai fatto di nuovo, è la peggiore MX-5 che abbia mai visto. Non osare dirlo. Guarda qua, guarda. Questo è... Anche le maniglie sono arrugginite. Nessun problema, è la cornice che gira attorno al parabrezza. Sarà facile da verniciare. Dovrò togliere il parabrezza e i parafanghi, è un lavorone. Non devi smontare i parafanghi, basta che rimascheri. Guarda qua giù, si vede che la ruggine arriva fin sul fondo. Sono pochi bulloni, basta svitarli. Sì, l'ho già sentita. È una mattina di lavoro, niente di più. Il tettuccio, guardalo, è a brandelli, è pieno di nostro adesivo dappertutto, è... Ed, mai sentito che si può rivestire un tettuccio? Puoi comprare un rivestimento per questo. Non so quanto costi, ma te ne troverò uno. E sembrerà nuova di zecca, sarà fantastica. D'accordo, ma che mi dici degli interni? Sarò onesto con te. È un po' umido qui dentro. Puzza! Ha un certo odorino perché il tettuccio ha dei buchi e gocciola sui sedili e sui tappetini, creando quell'odore di muschio, ma non temere. Bene. So che ora è tetro e oscuro, ma lo illumineremo. E col tettuccio giù farà una gran differenza. E quando avremo messo dei bei gadget sul cruscotto, sarà fantastica. La leva del cambio è orrenda. Sì, deve sparire. E faremo qualcosa anche per l'odore. Togliamo gli interni, cambiamo i rivestimenti dei sedili. Oppure bene. Gli diamo una bella ripulita. Lascio decidere a te. Sì, va bene. Forte, no? Lo diventerà, si può fare. Manca l'antenna. Lo so, pensavo di metterne una stile gruccia, ma ci penserai tu. Guarda come sta bene. Sì, non è perfetta male. Dietro. Stavo proprio pensando che, sebbene queste auto si guidino benissimo, e questa in particolare è un bolide, c'è qualcosa da rivedere sulla tenuta di strada, quindi mi procurerò delle barre di torsione. Anteriore e posteriore. Irrigidiscono le sospensioni e terrà ancora meglio la strada. Bella pensata. E sarà più facile venderla. Sì, un'ottima idea. Ti piace adesso? Tutto a posto, ma i cerchi si potrebbero migliorare, no? Potresti ripulirli, oppure se abbiamo abbastanza soldi, sai che faccio? Te li compro nuovi e in lega. Mi piace. Così farai un figurone. Bene, ragazzo, vai e riparala, falla rinascere. Sì, signore. Divertiti. A dopo. Certo. Lo spilungone si appresta a guidarla fino all'officina, ma ora inizia il difficile. Ed scoprirà fino a che punto la ruggine l'ha danneggiata. Questo nuovo filtro migliora le prestazioni aumentando l'afflusso d'aria al motore. Col sistema standard, l'aria si ripulisce passando attraverso questo foro, giù fino a questo tubo. Poi va sul fondo dell'airbox, attraversa un filtro di carta e torna nel misuratore di portata. Ma questo rende tutto superfluo, quindi ci sbarazzeremo di questi pezzi e monteremo solo questo. Per cominciare, faccio piazza pulita. Molti tremerebbero all'idea di rimuovere questa grossa unità di plastica dal vano motore, ma tolti qualche bullone, un cavo elettrico e un tubo, il resto viene da sé e avrò più potenza e un suono più grintoso.
Questo è il componente appena tolto, c'è anche il tubo di aspirazione. E vedete quanto è ingombrante quest'unità di filtraggio quando è sull'auto? Allora, l'aria entra in questo tubo, lo percorre fin qua giù, nell'airbox, e passa attraverso il filtro che vi mostro. Ha degli elementi di carta e, come vedete, un lato è pulito e l'altro è sporco. Ed ecco come funziona. L'aria sporca della strada, con sabbia e impurità, si ferma su questo lato, così l'aria esce da qui pulita e arriva dritta al motore. In pratica, questi due fanno lo stesso. Ecco perché butterò via tutta questa plastica. L'unico pezzo che terrò è il misuratore di portata. Ora li imbullono insieme, così ovviamente ci sarà molta più aria che entrerà qui e arriverà al motore. Riassemblare la nuova unità non è complicato e non servono attrezzi speciali. Il filtro principale va imbullonato al misuratore di portata con una guarnizione di sughero. Ecco qui, tutta questa roba va nel secchio e questa sull'auto. Il nuovo filtro va protetto dal calore del motore e nel kit è inclusa una protezione termica. Ha un bell'aspetto e si fissa ai vecchi montanti. Un altro lavoretto facile e veloce. L'airbox non c'è più, quindi il misuratore di flusso ha bisogno di un supporto. E per fortuna nel kit ci sono dei braccetti che fisserò nel vano. Questo è l'unico passaggio insidioso, rimontare il vecchio tubo. La mia dritta è usare un detersivo liquido che funga da lubrificante ed è subito fatto. Sì. Nel kit c'è anche un olio speciale, sembra una cosa un po' bizzarra, ma se spruzzo una patina d'olio su questa gomma piuma, sporco e polvere si attaccheranno ancora meglio al filtro, quindi l'aria arriverà ancora più pulita fino al motore. Un nuovo filtro dell'aria migliora nettamente le prestazioni per un potenziale acquirente. Ora che il nuovo filtro dell'aria è montato, sentiamo il suono del motore. Beh, suona decisamente meglio, più ruggente, un po' più gutturale, ma il vero valore di questo filtro si sentirà guidandola. E allora è meglio che monti i pezzi per le sospensioni forniti da Mike. Ho visto questa MX-5 con motore 1.6 su una rivista di auto usate. Si guidava bene, ma aveva qualche difetto e l'interno era irrespirabile. L'ho avuta per un tozzo di pane, 1.600 sterline. Ed si è messo subito al lavoro. L'interno umido è stato tirato via e i nuovi sedili e tappetini hanno migliorato l'immagine e l'aroma della graziosa sportiva. La ruggine sul montante anteriore del parabrezza si è rivelata un incubo. Ed ha dovuto smontare parabrezza e parafango, una faticaccia, solo per potervi lavorare. Una volta grattata via la ruggine, ha creato una sagoma precisa del metallo mancante e ha poi saldato e stuccato per concludere con fondo e vernice. Ottimo lavoro! Un filtro dell'aria sportivo sotto il cofano e barre di torsione per le sospensioni hanno alimentato la potenza e migliorato le prestazioni e la tenuta di strada. Nuovi cerchi, pneumatici e qualche tocco di classe per gli interni le hanno dato quello scintillio che mancava per tornare vincente. Infine, il vecchio tettuccio gocciolante è sparito e uno nuovo è stato montato sul telaio. Non è stata una passeggiata per Ed, ma come sempre ce l'ha fatta. I sedili e i tappetini sono costati 135 sterline, smontaggio e rimontaggio del parabrezza 150, il filtro dell'aria 65 sterline, cerchi e pneumatici solo 300. Gli interni e le finiture esterne sono costati 270 sterline e il tettuccio nuovo 195. L'auto mi è costata 1.600 sterline e il totale arriva a poco più di 2.700. Ed! Ciao Mike, come va? Benissimo, come andiamo? È tutto a posto. Caspita, ma guardala, è fortissima! Visto? Bravo! E guarda la griglia? Che bomba, dicevano che si monta in 5 minuti, era vero? Precisamente 6. 6? Niente male. Sì, va bene. E hai visto i cerchi? Beh, non mi fanno impazzire, preferivo quelli vecchi, anche se questi vanno meglio nel passaruota. Oh sì! Fantastica! È proprio quello che volevo. La campagna intorno a me, occhiali da sole e una magnifica sportiva decappottabile. Salve e benvenuti ad Affari a Quattro Ruote, il programma dove compriamo, restauriamo e rivendiamo le auto classiche. In questo episodio cerco un mito degli anni Ottanta, una macina a chilometri diventata un'icona di stile, la magnifica Mercedes Cosworth.
A prima vista sembra una normale 190E, ma è arricchita da un elegante body kit che le dà una linea più bassa e aggressiva. All'interno si respira classe, tutta rivestita in pelle con i sedili sportivi Recaro che ti avvolgono nei punti giusti. E questo è il pezzo forte, il motore 2 litri e 3 16 valvole rielaborato da quei maghi della messa a punto della Cosworth. La Mercedes 190E Cosworth porta sulle strade un pedigree da rally e da gran premio. Il prezzo dell'epoca equivale a 50.000 sterline al cambio attuale, degno di una coupé e con una potenza adeguata. Era l'auto per i manager che preferivano una berlina discreta a una 2 più 2. Con i 190 cavalli erogati dal grintoso 2 litri e 3 16 valvole, è diventata subito una classica. Ho 3.000 sterline per acquistarne una da rinnovare e rivendere, ma trovarne una bella ed economica non sarà facile. Era tanto che volevo guidare una Mercedes 190 Cosworth e finalmente ce l'ho fatta. Mi piace il suono che fa. È una Cosworth, vuol dire che è nata per la guida sportiva. Ha un motore 2 litri e 3, 16 valvole ed è stata la prima autentica berlina super sportiva. Fantastica! Sentite il motore? Superba! Alcune cose rendono unica questa Mercedes. La prima è il cambio dogleg, che si riconosce perché la prima è in basso a sinistra e ci vuole un po' per abituarsi. A volte alcuni sbagliano e partono in retromarcia, che infatti si trova dove normalmente c'è la prima. Se comprate una di queste, la prima cosa da vedere è se ci sono danni sul paraurti posteriore. Immaginate di partire da folle al semaforo. Bam! Dritti contro chi vi sta dietro. Ho perso il sorriso perché purtroppo ci sono un paio di problemi. Il primo dei quali è questo brutto suono che viene dagli scarichi. C'è anche questo terribile cigolio lamentoso che viene dalle sospensioni posteriori. E infatti in curva mi sembra quasi di sentire un gemito dal bagagliaio. Forse sono gli ammortizzatori posteriori oppure le boccole. O peggio ancora un grosso problema alle sospensioni. E immagino che su un'auto così mi costerebbe caro. Allora, Andy, mi sembra che tu sappia fare il tuo mestiere. L'ha messa in vendita a 3.000 sterline e, a essere onesto, penso che le valga tutte. Ai tempi d'oro, queste si vendevano a 15-20.000 sterline. Proverò a partire da 2005, un prezzo onesto. Solo 2.700 sterline per un'auto che nuova costava un pacco di soldi. Sono soddisfatto, ma è tempo che lo spilungone le dia un'occhiata perché sarà lui a sporcarsi le mani per rimetterla a nuovo. Ehi! Come va? Ciao. Non male. Come stai? A posto? Che ne pensi? Una Mercedes 190. Ha un bel colore beige. Beige? È completamente beige. È dorata! Oro puro originale. Il colore perfetto per un'auto così. È una 190 Cosworth. È assolutamente il massimo delle berline executive sportive di lusso. È fantastica ed è tutta originale. Guarda qua. Belle forme tutto intorno. Nessun problema. A parte questo qui, esattamente. Stavo per dirlo. C'è qualcosina che non va, ma è normale. Sono passati tanti anni. E questo è l'unico problema. No, è messa bene. Niente male. E guarda che splendidi interni. È tutta roba originale. È veramente fantastica, sai? Tutta originale, a partire dall'autoradio. E funziona tutto. È bellissima. Bene, dov'è l'inghippo? C'è un difettuccio nel motore, perché gli scarichi vibrano. Immaginavo. E sembrano scuotere. Accendi e sentiamo. Bene. Sì, basta, basta. L'hai sentito? È un po' bloccato, ma lo sistemo. E già che devi sporcarti le mani, senti queste. Belle, sospensioni musicali, mi piace. Che può essere? Spero solo le boccole. Già. Sarebbe una cosa da niente, basta sostituirle. Se è così, costa poco. Ok. Un pezzo un po' lento qui. Niente di grave. Non temere, guarda qui. È il bello di questa Mercedes. Ricorda che è un'auto elegante, veloce e da lunghe percorrenze. E guarda che belva. Ah, bene. 2 litri e 3, 16 valvole. Un magnifico e vibrante motore Cosworth. È molto sportivo e hanno regolato il sistema dei gas di scarico. È tenuto perfettamente. Perfettamente? C'è, lo ammetto. È una cosa da tenere sempre presente quando si compra un'auto. E anch'io, che sono un professionista, ci sono cascato. Certo. Quando l'ho provata, l'auto era già calda.
Quando poi l'ho rimessa in moto, non voleva più partire. Forse è lo starter per la partenza a freddo. Probabile. Quindi se compriamo un'auto usata, mettiamola in moto da fredda, giusto? Esatto. Che mi dici dei cerchi? Penso che bisognerà cambiarli. Cambiarli? Sì. Ma cosa stai dicendo? Quest'auto è tutta originale, sarebbe un sacrilegio. Basta dargli una pulita. E vuol dire tante noie e tanto lavoro. Non ti ha mai spaventato il lavoro? Penso si possa fare. Sono certo che verranno bene. Tutto chiaro, ripuliamo i cerchi, sistemiamo lo scarico, azzittiamo le sospensioni e fissiamo il paraurti. Poi prendi un secchio d'acqua e ripulisci gli interni in pelle per farli tornare lucenti. Prendi fiato? Certo. Bene. Ed, senti, alla fine ci ritroveremo con un'auto che senza dubbio ci frutterà dei soldi. Perché è tutto originale. Ok, dammi le chiavi. In bocca al lupo, divertiti. Crepi. A dopo. Ciao. Ciao. Per Ed è il momento di portare la Mercedes in officina. La nostra Mercedes ha qualche problema alle sospensioni. Quelle posteriori cigolano un po', ora. Ovviamente ora non lo fanno, ma credetemi, quando si guida il rumore è forte e fastidioso. Quando è uscita dalla fabbrica aveva sospensioni ad assetto variabile, alta tecnologia. Ma come vedete qui, non regolano molto bene l'altezza. C'è un problema qui, ma non so bene cosa sia. E prima di spenderci soldi e sporcarmi le mani, darò un'occhiata per vedere cosa salta fuori. Le sospensioni sembrano usurate tutte allo stesso modo, quindi non sono mai state sostituite. Perciò penso che sarebbe logico cambiarle integralmente invece che limitarsi ad una parte. Questo tipo di sospensioni sono piuttosto complicate. Un serbatoio e una pompa nel vano motore azionano l'ammortizzatore posteriore e va bene quando funzionano, altrimenti sono dolori. Come molti fan della Cosworth, preferisco il controllo manuale che facilita la manutenzione e già che ci sono cambierò le molle. Devo smontare queste per montarne di nuove, ma non riesco a inserire il mio compressore. È come un grosso bullone con due ganci per parte che fanno presa sulla molla. Poi lo fai girare, questa si comprime, diventa più piccola e posso estrarla. Ma dato che non posso inserirlo, non impazzirò a scollegare tutti i giunti da questa parte. Cercherò invece di farmi furbo e sviterò questo bullone, sperando che il braccio cada, lasciandomi lo spazio per togliere la molla e inserirne una nuova. Per allentare i bracci delle sospensioni servono utensili standard e un po' di forza. Così abbiamo accesso alla molla, ma c'è ancora da faticare per tirarla fuori. La parte superiore delle sospensioni è ancorata nel bagagliaio e devo infilarmi dentro per sganciarle. È anche l'occasione per cercare tracce di ruggine e finora non ne vedo. Spurgo subito il sistema idraulico, ma non mi servirà più, quindi lo sigillo definitivamente. Ed eccolo qui, un ammortizzatore ad assetto variabile munito di tubo, ma non ci serve più, quindi lo butto. Ho tolto la roba vecchia, ora procediamo a montare quella nuova. Prima di tutto, le nuove molle. Rispetto a quelle vecchie, sono più pulite e lucenti, e anche leggermente più spesse, e questo aumenta il fattore di compressione. Ora mi serve questo pezzo di gomma qua sopra. Ecco, è facile da cambiare, basta che sia al posto giusto. Poi lo montiamo, ma prima inserisco l'ammortizzatore. Ecco quello nuovo, e rispetto all'altro è molto più classico. È il dispositivo standard, ma è calibrato per delle sospensioni sportive. E vado a montarlo. Rimontare tutto non è difficile, ma richiede molto tempo. Ho preso due bracci al costo di 4, quindi è meglio cambiare tutto. Un meccanico vi chiederebbe qualcosina, quindi vale la pena di sporcarsi le mani. Dietro ho fatto, ora vado davanti. Bene, ecco qui l'ammortizzatore anteriore. È molto tradizionale e va bene così. Tutta la magia delle sospensioni variabili è là dentro. Ma come vedete è molto ossidato e perde anche del liquido, quindi va cambiato. E per fortuna ho un intero set di ammortizzatori nuovi e in ogni caso lo avrei cambiato. Per prima cosa lo sgancio qui sopra, quindi apro il cofano. Quello vecchio si riconosce, perché quello nuovo è di un bel giallo, ma riciclerò un paio di pezzi che passerò da questo a questo, quindi prima di tutto
C'è questo attacco di plastica che fissa i cavi collegati alla pinza. Vediamo se si toglie. E lo rimontiamo qui. Poi, il fine corsa. E la cuffia a soffietto. È un po' sporca, ma andrà bene. E ora possiamo montarlo sull'auto. È più facile rimontare le sospensioni anteriori senza pensare al sistema idraulico. A lavoro finito, le nuove sospensioni esalteranno il controllo e il piacere di guida di questa berlina. Questo lavoro ha dato i risultati sperati, si è rivelato più facile del previsto e adesso ho sospensioni nuove e potenziate ai quattro angoli, ad un costo enormemente inferiore. L'orribile cigolio da dietro è sparito e l'altezza delle sospensioni è tornata a quella giusta. Ne sono molto contento. L'ho trovata grazie a un annuncio su una rivista. È un ex auto aziendale e sono riuscito a scalare 300 sterline rispetto alle 3.000 iniziali. Le sospensioni cigolanti mi disturbavano, ma non mi aspettavo che Ed facesse una revisione totale. Invece si è superato e ora l'auto è più stabile e si guida meglio in silenzio. Il cambio delle barre accoppiamento ha richiesto pochi minuti, ma ora il controllo è un'altra cosa e permette di gestire le alte prestazioni. Qualche sostituzione per l'impianto dei gas di scarico e ora il suono è più ricco e il motore respirerà molto meglio. La convergenza era da rivedere, ma la tecnologia laser ci garantisce precisione assoluta. Con i nuovi pneumatici, comprati a prezzo d'occasione, il pacchetto Mercedes è completo. Non avremo esagerato. Per le sospensioni abbiamo speso 200 sterline, lo stesso per il lettore CD, 15 sterline per le barre accoppiamento e 190 per l'impianto dei gas di scarico. Il cambio pneumatici è costato solo 280 sterline, quindi siamo appena sopra le 3.500. Ma riusciremo a rifarci? Ho strappato a Ed le chiavi di questa fantastica Mercedes 190 Cosworth e ho sempre ammirato queste auto tedesche. E la nostra è davvero eccezionale. È uno spettacolo e corre come un treno. Sentite che roba! E si guida magnificamente. Bella scattante in curva con lo sterzo perfetto e un'interazione totale. Sono in costante contatto con le ruote. La amo davvero, perché era il bolide dei sogni negli anni Ottanta per chi poteva permettersela. Un simbolo di successo per distinguersi un po' dalla massa. Ed è così che mi sento dietro questo volante. È un'auto vera, nata per correre. Benvenuti ad Affari a Quattro Ruote, dove compriamo, restauriamo e vendiamo con profitto auto classiche come questa. Una Alfa Romeo Spider. Stavolta abbiamo un budget di 4.000 sterline per dedicarci a un elegante Alfa Spider. Ricordate, devo comprare e restaurare un'auto con quei soldi. Amo le sfide. Guardate, che posto per condurre gli affari. Due cupolette per la strumentazione, per tenere lontano il sole mediterraneo dal tachimetro e dai contagiri. E questa lunga, elegante leva del cambio. Piccolo e dalle forme perfette, ecco un motore davvero adorabile. Un 2 litri B-albero. Era innovativo ai suoi tempi e vi porterà lontano se siete pronti a guidarla in modo vivace, sempre a pieni giri. Mi metterò sulle tracce di questa figlia degli anni 60, mentre il mio meccanico Ed China farà sì che questa delicata sportiva italiana sfrutti a fondo tutti i suoi cilindri. Gli anni 60 sono sinonimo di tumulti e rivoluzioni. Il cambiamento è nell'aria. In Gran Bretagna inventiamo la minigonna e un'auto da apinarle. Ma non passa molto che anche gli italiani propongono la loro interpretazione a quattro ruote de La Dolce Vita, l'Alfa Romeo Spider. Progettata nel 1966 da Pininfarina, il leggendario marchio dietro la Ferrari testa rossa. Il vivace motore bialbero e le sue linee sinuose ne fecero un successo mondiale e restò in produzione fino al 1993. Oggi è difficile trovarne una in buono stato perché molte sono arrugginite negli umidi inverni inglesi.
Una splendida decappottabile italiana per poco più di 2000 sterline. Per una volta Ed avrà 2000 sterline da spendere per risistemarla, ma sarà contento della mia Spider. Ed! Ciao! Come stai? A posto. Bene, che ne pensi? Sì, mi piace tantissimo. È così... Beh, è italiana. È italiana. Cappuccino con crema. Una vera piccola decappottabile rossa italiana. E sarà una delizia in estate. Hai fatto bene, ma c'è un sacco di lavoro da fare. Guarda questo. C'è un pezzo di nastro adesivo. Dovremmo sistemarlo. Sì, dobbiamo farlo come si deve, perché è un'auto con guida a sinistra e i fari orientati sul lato sbagliato. Esattamente il contrario di noi quando guidiamo all'estero. Mettiamo del nastro per far andare il fascio di luce di qua. Ma puoi smontarlo e rivoltarlo, vero? No, dovrò cambiare la lente, ma non sarà un lavoro difficile, si può fare. C'è un'ammaccatura davanti. Sì, ma non è grossa. Beh, è una botta. Non è così grossa, è una botta, ma non così grossa. Puoi ribatterla e senz'altro spianarla e ridipingere il tutto, no? Non è un problema. Sì, ma dovrò dipingere anche qui. Sì, e già che ci sei, puoi dipingere anche il cofano. È pieno di bolle dappertutto. Farò anche quello, ma sai, non sta così male. Forse non hai notato questo. Credo che dipenda dallo stesso danno. Sì, non lo so, ma speriamo che sia facile da aggiustare. Sembra a posto, però... È uno scherzo per te. Niente di grave. Un po' di vernice, qualche riparazione. Sta bene sulle fiancate. Sì, sarai felice di vedere dietro. Quasi perfetto. Niente da fare, c'è perfino un serbatoio nuovo. Fantastico. Apri la portiera, tira via il tappetino e vedrai il grosso problema. Va bene. È l'auto dei Flintstone. È terribile. Ah, c'è più di qualche buchino qui. Ci vorranno un sacco di saldature. Non è troppo male. Ti ho già visto saldare. Puoi farcela. Sicuro. Ma qualcuno ci ha già provato e il metallo è sottilissimo. Non può che peggiorare. No, non potrà che migliorare perché tu ci lavorerai. Questo è quanto, Ed. Non troppi lavoretti. Oh, c'è anche il motore. Ah, bene. Non dovrai sporcarti troppo, perché mentre la guidavo aveva un suono magnifico, tira benissimo, ma credo che possa dare più spinta. Mi aspettavo di... D'accordo, mentre faccio il resto do un'occhiatina al motore. Ecco qua, bello. Divertiti. Bene, grazie. Ci vediamo, eh? Grazie, a dopo. Dopo la pausa, Ed avrà un certo shock nello scoprire che l'Alfa ha bisogno di ben più che un ritocchino, ma è una sportiva italiana. Che si aspettava? Me la sono spassata guidando la nostra Alfa verso l'officina. Tettuccio giù, vento fra i capelli, i passanti che mi salutano, o forse mi prendevano in giro per l'orrenda verniciatura. È in pessimo stato e qui lo stile conta. Devo provvedere. Mi semplificherò la vita partendo dall'ammaccatura davanti e quindi smonto il paraurti. Se possedete una sportiva bassa e slanciata, avrete familiarità con le ammaccature da parcheggio come quella sul paraurti dell'Alfa. Capitano un po' troppo spesso. La cosa frustrante è che l'ammaccatura in sé è facile da aggiustare, ma indovinare la verniciatura è tutta un'altra storia. Ecco l'ammaccatura sul davanti dell'auto e ne ho notata anche un'altra più piccola qui. Ci metterò dello stucco per cominciare, poi naturalmente il fondo e la vernice, ma prima magari provo a spingerla in fuori perché ho facile accesso. Ora che il paraurti è smontato, posso fare pressione da dietro. Serve pochissima pressione, l'acciaio è tenerissimo. Bene, è quasi tutto ritornato fuori, ma devo riempire l'ultimo pezzetto con lo stucco e per farlo serve una buona mano. Per lo stucco le solite dosi, una pallina da golf di questo più un cecio di indurente. Ora è bello duro, posso iniziare a carteggiare. Forse dovrei fare un altro paio di passate, ma è già bella uniforme e posso dare il fondo. Naturalmente ho fatto lo stesso anche con quest'altra ammaccatura. Mentre lo facevo, ne ho trovato un'altra ancora. Cose che capitano se lavori sulla carrozzeria di un'auto d'epoca. Trovi ammaccature un po' dovunque. La cosa da fare è trattarle subito, una ad una. Uso progressivamente carta vetrata sempre più fina affinché lo stucco formi una superficie più uniforme possibile. Se usassi carta troppo ruvida, la vernice si raccoglierebbe nei microsolchi che si formano. Le ammaccature stanno sparendo, una mano di fondo e sono pronto per il lavoro grosso, la verniciatura dell'anteriore. Mi sono occupato di tutte le ammaccature, ma questa vernice sull'anteriore dell'auto è un vero incubo. Vedete, su entrambi i parafanghi ci sono delle bolle e se passiamo al cofano è anche peggio. Ci sono migliaia di piccole vesciche causate dall'umidità che è entrata nella vernice. Spero che sia solo la mano superficiale, perché l'unico modo di eliminarle è carteggiare di nuovo. Se riesco a fermarmi allo strato di fondo sarà un'ottima cosa. Se è più profondo dovrò riportarla al nudo metallo e sarà un guaio. L'unica buona notizia è che il resto della vernice è in buone condizioni.
dimensioni e posso cavarmela con una spruzzatina su parafanghi, cofano e in questa parte. La prima fase del lavoro è togliere il resto delle cromature. L'auto ha linee snelle e aerodinamiche. Per creare tale effetto, i produttori hanno eliminato curve e angoli antiestetici, usando protezioni cromate e fissaggi nascosti. Quindi, su un'auto della sua età si passa un sacco di tempo smontando tutti i pezzi lucenti e a capire come si tolgono i fari. Bene, è finalmente il momento di attaccare la carrozzeria ed eccoci qua. Come vedete, le bollicine di vernice stanno venendo fuori. Devo carteggiarle finché non saranno sparite del tutto. Ma se lo faccio con questa ci vorrà un'eternità, quindi userò una levigatrice orbitale, detta anche ad azione duale, che è più veloce. E fa anche molta più polvere, quindi metto la maschera. Questa levigatrice crea un effetto di levigatura casuale, quindi non si creano linee visibili che possano rovinare un decente lavoro di verniciatura. Devo eliminare quelle piccole bolle di vernice, ma evitando la faticata di riportare l'auto al nudo metallo. È ridotta peggio di quanto pensassi e temo che dovrò andare più a fondo dello strato superficiale. Ci sono dei pezzi su cui sarò costretto a passare la carta vetrata perché la macchina non entra in questi spazi o sono troppo vicini alle linee di chiusura. Temevo che dovessimo affrontare una riverniciatura completa, ma ora so che ce la caveremo riverniciando solo l'anteriore, che ci costerà circa 800 sterline, un risparmio di 1000 rispetto a una riverniciatura completa. Dopo una giornata a carteggiare, la Spider è pronta per essere riverniciata, ma prima devo infilarmi sotto il cofano per affrontare un altro dei problemi dell'Alfa. La nostra Spider è una piccola grande sportiva ed è stato uno spasso portarla in officina, ma ci sono dei problemi nel modo in cui cammina. È stata dura accenderla, ho dovuto armeggiare parecchio con l'aria e poi, ad un certo punto, si spegneva ai semafori. Pare che cammini un po' a fatica. Può darsi che i carburatori non siano tarati bene. In realtà, ho ficcato il naso nel vano motore e ho notato che ci sono i supporti di gomma tra il carburatore e il collettore che in pratica sono tutti rovinati, lesionati, e l'aria ci si infila e crea umidità. Credo che sarà una riparazione semplice, devo sostituire questi supporti di gomma, ma ovviamente c'è un intoppo, come sempre, e dovrò smontare tutto questo per arrivarci. Il collettore fa parte del sistema di raffreddamento che è pieno d'acqua. Lo dovrò far spurgare per smontare un pezzo così importante. Bene, ecco il collettore appena estratto dall'Alfa. Come vedete, i supporti di gomma sono ridotti molto male, sono spaccati e si può infilare un cacciavite in questo spazio. Ecco un'unità sostitutiva, ovviamente in ben migliori condizioni. Come vedete, è tenuta da due bulloni. Ne abbiamo due per ciascuna, perciò sono 1, 2, 3, 4 su questo lato e anche altri 4 sul lato inferiore. Mi preparo a inserire i nuovi supporti sul collettore. È essenziale eliminare la vecchia guarnizione per lasciare la superficie di contatto perfettamente pulita, quindi una bella grattata con una lama e il metallo è pronto per il silicone sigillante. Le guarnizioni di carta sono sistemate. Un altro strato di sigillante e siamo pronti per i nuovi pezzi. Bulloni sopra e sotto e il collettore rimesso a nuovo è pronto per tornare in pista. Una volta che il collettore è ben fissato al suo posto, riconnetto tutti gli accessori. Se ci si imbatte in parti sfilacciate come questa, è un'ottima idea sostituirle una ad una. Farà risparmiare tempo e denaro alla lunga. Bene, vediamo se i nuovi supporti di gomma hanno fatto la magia. Sono davvero impressionato, gira così dolcemente e non è ancora calda. A proposito, devo riscaldare l'acqua, quindi riempirò il radiatore, rimetto il coperchio tappo ed è pronta per la strada.
La nostra Spider è una decappottabile che regala il piacere del vento fra i capelli, ma purtroppo anche il vento sui piedi in questo caso. Mike mi ha fatto notare che su questo lato il pianale è crivellato di buchi e mi ha sollecitato, perciò vediamo quanto è messa male. Beh, non è terribile, ma ci sono due zone che mi preoccupano. Credo che la metterò sulla pedana, un po' più su, e vedrò che aspetto ha vista da sotto. Purtroppo quest'auto somiglia a un formaggio svizzero. Vedo che ci sono buchi qui e qui, e c'è un tappo di scarico di cui non capisco l'utilità, e ha buchi tutto intorno. Il metallo è sottilissimo. Qualcuno ha cercato di sollevare l'auto da qui, perché è tutta sfondata. Su questo lato della trave e del telaio ci sono ancora più buchi. Un'altra disdetta. Ora dovrò sostituire tutta quest'area del sottoscocca. È troppo sottile e bucherellata. Per questo lavoro, tutto sta nell'accesso. Dovrò tagliare e saldare, quindi mi serve spazio, il che vuol dire che smonterò lo scarico e leverò di mezzo anche lo scudo termico. Ecco un giocattolo per adulti, è come un taglio plasma, un saldatore MIG. Usa un arco per riscaldare il metallo, diventa incandescente e scioglie l'acciaio. Quindi l'aria compressa spazza via l'acciaio fuso verso l'esterno e in pratica si produce un buco. Avrete sentito l'espressione come un coltello nel burro? Questa è una pistola a spruzzo nel burro. È un giocattolino pericoloso, quindi sono essenziali guanti e maschera da saldatore. Prima di saldare il pannello, devo ripulire i bordi del foro e il miglior modo è un cuscinetto imbottito su una smerigliatrice angolare. Ho ricavato una sagoma e il pannello viene tagliato da una lastra nuova di acciaio. La saldatura a resistenza e la rifinitura di una sezione così grossa di pianale equivalgono a un pomeriggio di lavoro di un meccanico, quindi se non siete sicuri della saldatura, è una buona idea tirar fuori 120 sterline e affidare il lavoro ai professionisti. Bene, saldatura finita. L'ho smerigliata al massimo. Ora ho il pianale solido e sembra nuovo, anche un po' meglio. Quel che resta da fare è passare una bella mano di coprente protettivo, del sigillante e poi riassemblare. La nostra Spider è davvero un affascinante decappottabile. Ed è tornato indietro nel tempo e ne ha tirato fuori una classica spettacolare che circolerà felice sulle nostre strade per molti anni ancora. Ho trovato quest'auto grazie a un annuncio su un giornale locale e ho avuto la fortuna di pagarla 2200 sterline. C'erano dei problemi, ma non sarebbe un affare a quattro ruote senza Ed che sguaina le chiavi inglesi. Il primo lavoro è far sì che il suo piccolo rauco motore giri regolarmente cambiando i supporti del collettore. Quindi Ed si è gettato carponi per saldare il buco nel vano poggiapiedi. Una volta resa a tenuta stagna, l'auto è stata spogliata dalle parti cromate, poi Ed ha carteggiato la carrozzeria e ribattuto un orribile bozzo sul muso. La vernice sul davanti è perfetta, non si nota affatto dove si unisce alla vecchia, quindi si è trattato solo di dettagli di rifinitura, tipo lucidare il cromo e adattare nuovi fari all'inglese. Che bella! Ma quanto abbiamo speso? I supporti in gomma del collettore sono costati 47 sterline. La saldatura, nulla. L'ammaccatura è andata via con un tubetto di stucco da 5 sterline. E qui arriva il conto salato, 835 sterline per la riverniciatura. Ma le vale tutte. I nuovi fari sono costati solo 38 sterline. Ricordiamo che l'auto mi è costata 2200 sterline, quindi il nostro totale è di 3125 sterline. Tutto fra i capelli e goditi la guida! Beh, Ed ha dovuto davvero faticare con questa. Ha dovuto saldare il pianale, poi c'erano altri lavori, tipo quell'orribile vernice e il danno sul davanti. Ma si è fatto carico di tutto. Lo so che si è fatto aiutare da Dick, ma tutto sta nella preparazione. Il modo in cui l'ha trasformata, non posso trattenere la mia gioia. Una macchina fantastraordinaria. Ciao, bella. Ciao.
La Lancia Delta Integrale è una macchina davvero fantastica. Lanciata nell'86 è una vera auto da rally per la strada. Va da 0 a 100 in appena 6 secondi e mezzo ed è in grado di raggiungere ben 225 km orari. Ha una trazione integrale permanente, interni in Alcantara, un grosso turbo e il classico stile italiano. Perché comprare una Porsche se con l'integrale potete divertirvi molto di più? Ma la sfida è acquistarne e restaurarne una con 3.000 sterline per rivenderla con profitto. Devo trovare una Lancia Delta a prezzo d'affare, visto che i vecchi modelli a 8 valvole di solito partono da 4.000 sterline. Benvenuti ad Affari a Quattro Ruote, l'antiruggine, come lo chiamo io. A noi piace rimettere in forma auto classiche. Cosa abbiamo per voi oggi? Il vecchio autobus hippie, il Volkswagen T2. L'unica classica con cui andare con gli amici in spiaggia per una domenica di surf. Se trovate un bel campeggio, potete fermarvi e prepararvi un tè. Oh, fantastico! E se siete stanchi, potete sempre tirare giù i letti e farvi un riposino. Notte! Negli anni 50, smaniosa di bissare il successo del mitico maggiorino, la Volkswagen lancia questo bizzarro pulmino. Mossa azzardata, ma questa via di mezzo tra un pick-up e un'officina mobile è subito un successo. A pieno carico fa 96 all'ora e un consumo di soli 4 litri di benzina ogni 50 km la rende l'utilitaria economica che arriva dappertutto. Venduto in tutto il mondo, il T2 è stato prodotto in Brasile fino agli anni 90. Per l'aspetto unico e la meccanica facile da riparare, è alla moda ancora oggi, ma costa parecchio. Ho solo 3.000 sterline per comprarne uno da trasformare in profitto. Una caccia difficile al mio pulmino da sogno. Prima impressione? Spazzatura, pura spazzatura. Non posso credere di avere la tentazione di comprarlo. Guardatelo, è marcio, però ha qualcosa che mi piace. È sincero. È quello che ogni ragazzo vuole, la libertà, la strada davanti a te. Ma non siamo in America, non andiamo con la moto ad ammirare il tramonto. Prendiamo il pulmino e arriviamo a Margate. Quel che vorrei fare con questo. Lo trasformeremo nel nostro personalissimo camper. Ed mi ammazzerà quando lo vedrà, questo è certo, ma io ho delle ottime idee. Le basi sono già qui dentro, ha tutto quel che serve. Sì, la porta crolla, ha qualche bozzo sul retro, ma non importa. Possiamo sistemare tutto. L'importante è che i pannelli siano buoni. Non vedo buchi di ruggine. E una volta sistemato dentro, sarà perfetto. Siamo incastrati, o meglio, io forse. È uno di quei lavori o la va o la spacca. Sarà un trionfo o un disastro. Ed ama le Volkswagen, ma dovrà essere molto persuasivo per trasformare quest'incubo beige in una gioia per gli occhi. Ed! Come stai, caro? Tutto a posto. Tutto bene? Un po' rustico, no? Devi saper guardare oltre a quello che ne ricaveremo. Va bene. Per cominciare, guarda qui dietro. È bello spazioso. Ha un sacco di posto. Sì? Il vano motore è qui e guarda bene, è un diesel molto, molto sofisticato. Ha visto tanti giorni migliori. È arrivato sin qui da un altro paese. È ovvio che il motore abbia bisogno di cure. Però cammina. Ha qualche bozzo, ma... Ti ho visto ripararne. Due martellate, sì. Ed è scomparso. Sì, si può fare una tonnellata di stucco. Immagina, Ed. Abbastanza in ordine. Bel portellone scorrevole, un sacco di spazio. Sì, qui. Aprilo. Non l'ho ancora fatto io. Idiota. Un lavoretto per te. Grazie, amico, carino ad avvisarmi. Se riesci a ripararlo sarebbe fantastico, perché funziona. Non saprei come, ma si può fare. Io l'ho rimesso a posto a mano. Fallo scivolare. Aspetta. Ecco. Ci siamo, per ora sta bene, ma va sistemato. Sì? C'è un po' di ruggine, potremmo inventarci un colore stravagante. Già. Gomme a posto, un'ammaccatura davanti. Non c'è lo stemma Volkswagen, magari ce ne procuriamo uno da attaccare qui davanti. Sì, sì, bene. Ruggine anche di lato. Sì?
È carino però. Il paraurti dietro manca, ma non preoccupiamoci troppo. Ho grandi idee. Bene. Pensa a luci scintillanti, pensa a comodi cuscini. Tipo macchina dell'amore? Macchina della passione. DVD alle pareti. Non so se esagerare, ma... Carino, va bene. Lo trasformeremo in un camper in cui ce la spasseremo. Sì. Prima di darlo via. Sì, capito, capito. E chi lo comprerà sarà orgogliosissimo quando l'avrai trasformato nella reggia del velluto, come me. Sì, ne avrebbe bisogno. E posso fare tutto quello che voglio? Nei limiti del nostro budget, sì. Sarebbe bello se mi sorprendessi, Ed. Posso farlo. E vai! Sì! Dritti in officina, dove arriverà in una nuvola di gasolio bruciato. Non mi piace l'aspetto. Farò un buco nel portellone. Un bel finestrino lo renderà meno furgone da muratore e più camper. Al meccanismo penserò dopo. Ora devo smontare il portellone e poggiarlo sul bancone per lavorarci. Bene, il finestrino va qui. C'è un po' troppa roba. Va eliminata per vedere cosa tagliare. Ecco qui. Normalmente ci andrei cauto con il rivestimento, ma va sostituito, perciò via. Prima di tutto devo capire dove voglio il finestrino. Lo appoggio bene. E prendo qualche misura. Faccio un piccolo schizzo, così so dove andrà il buco dall'altra parte del portellone. Dopodiché maschero e inizio a tagliare il metallo. Lascio 8 mm attorno al finestrino, perché devo calcolare un margine per la guarnizione, elemento fondamentale. Un bel lavoro, ma il solo finestrino costerebbe 40 sterline da un autoricambi Volkswagen. Semplicissimo, prendo le misure per mettere il finestrino su questo lato. Qui, qui e qui sopra. Adesso devo solo segnarli e mettere il finestrino in posizione. Sono molto contento che le misure siano giuste. Il finestrino è centrato sulla portiera. Cosa fondamentale. Adesso i buchi. La sagoma è ben marcata. Tocca al mio fidato seghetto, quindi una fresa angolare con una lama d'acciaio, essenziale per lo spessore di questo metallo. Come un coltello nel burro. Una volta smussati i bordi, sistemo la guarnizione del finestrino in questo spazio, pregando che ci vada. In un lavoro simile non hai una seconda possibilità. Sembra venuto bene. Il finestrino è dentro la gomma, che è dentro l'apertura nella portiera. Ora lo fisso con una speciale incastonatura. E affinché entri meglio, devo usare questo attrezzo speciale. Finito il lavoro, devo aggiustare il portellone laterale. Cade perché il rullo inferiore è andato. Lo cambio e si chiude una meraviglia. Guardate! Adesso abbiamo un bel finestrino. Fa un sacco di luce, sarà un piacere campeggiare qui. Non posso credere di aver comprato questo rottame per 1100 sterline dal mio amico Simon. Scommetto che non lo riconoscerebbe. Prima di qualsiasi intervento estetico, abbiamo smontato lo scarico e ridato nuova vita al vecchio diesel. Ora, un motore affidabile e rigenerato. Il portellone sembrava uno scherzo, ma Ed ha fatto la magia, ricavando un bellissimo finestrino. O la si ama o la si odia, ma questa carrozzeria salta agli occhi. Un modo economico di trasformare una distesa di beige in un veicolo che cattura l'attenzione. Gli interni sembravano un cantiere, ma il nuovo rivestimento incompensato e un po' di vernice hanno fatto meraviglie. C'è rimasto abbastanza contante per un letto a scomparsa, e con questi moduli il nuovo look è perfetto. Ed ha applicato la finta erba e, abbassando le sospensioni, gli ha dato un'aria più cattiva. La ciliegina? Le borchie senza raggi. Potrà sembrarvi una cosa da niente, ma la creatura ci è costata un bel po' di soldini. Il pulmino 1100 sterline, scarico e motore 160, il finestrino 50 e il rivestimento in vinile 1000.
Il compensato, i moduli e il letto, 1300 sterline. E io ne ho sborsate 215 per sospensioni e ruote. Per un totale di poco inferiore alle 4.000. Bene, un pulmino era e un pulmino rimane. Non importa quanti soldi ci buttiate sopra, è sempre un pulmino. Ma è un genere diverso di pulmino adesso. Non vedo più quelle enormi nuvole di fumo che mi inseguono, grazie alla messa a punto del motore. E tiene la strada molto meglio. Un po' brusco sui dossi, ma Ed ha abbassato le sospensioni, le ha messe a tappeto. Gergo da camionisti. La Lancia Delta Integrale è una macchina davvero fantastica. Lanciata nell'86 è una vera auto da rally per la strada. Va da 0 a 100 in appena 6 secondi e mezzo ed è in grado di raggiungere ben 225 km orari. Ha una trazione integrale permanente, interni in Alcantara, un grosso turbo e il classico stile italiano. Perché comprare una Porsche se con l'integrale potete divertirvi molto di più? Ma la sfida è acquistarne e restaurarne una con 3.000 sterline per rivenderla con profitto. Devo trovare una Lancia Delta a prezzo d'affare, visto che i vecchi modelli a 8 valvole di solito partono da 4.000 sterline. Sono davvero soddisfatto dell'acquisto e voglio scoprire se funziona. Spero che il meccanico Ed China condivida il mio entusiasmo. Dopotutto sarà lui a dover sudare 7 camicie per riportare questo bolide sulla strada. Ciao, tutto bene? Ed, come stai? Splendida! Che te ne piace un sacco, davvero bella! Un'auto da rally per la strada, la Integrale esatto. Turbo. Niente male, eh? Che forza! Una vera classica! Sono proprio contento, è magnifica. Ma lascia che te la mostri bene. Ha dei passaruota molto grandi, è una macchina da rally per tutti e andrà veloce come un razzo. Ma di questo parleremo dopo. Gli interni ti piaceranno, sono perfetti, è tutto in ordine. Ha solo questo problema ai cavi che scoraggerebbe molte persone. Sì, ma in realtà manca solo la copertura. In realtà ce l'abbiamo, solo che l'hanno messa laggiù. Bene. Ti basterà sistemarla come era prima. Ottimo. Funziona tutto, gli alzacristalli, il tettuccio. Potremmo montare uno stereo per riempire quel vuoto. Certo. E va ripulita. Una passeggiata. Contento? Perfetto, sì. Qui dietro è tutto quanto a posto, non devi fare niente. E guarda che belle fiancate, no? Proprio niente male. È fantastico. Adoro questi cerchi, che belli. Sono quelli originali, li vogliono tutti, sono rarissimi. Ottimo. Bella, vero? È fantastica. Una grande auto. Ora ti faccio vedere il motore, il turbo integrale, davvero fantastico. Però c'è un problema. Ovvero? Questa macchina non ha passato la revisione per un problema alla scatola dello sterzo. Bene. Forse va cambiata. Il punto è che questo vano ha una disposizione molto particolare. Non c'è tanto spazio. Cambiare quella scatola sarà una faticaccia. Ci metterai un po' di tempo, ma non finisce qui. Dovrai comunque sporcarti le mani, perché... come vedi, quest'auto è sul rimorchio, non già, parte. L'hai presa senza provare il motore? Sì, lo so che non bisogna mai farlo, ma mi sono fidato del venditore, è stato sincero. Mi ha detto che c'è un problema all'immobilizzatore, la batteria non dà segni di vita, però mi ha fornito una quantità di ricevute senza precedenti. Quindi sono convinto che questo motore andrà a posto. Vedrò che posso fare. Basta un po' della tua polvere di fata e una bella ripulita per rivendere questa macchina con un profitto enorme. Ne sono sicuro. Va bene, mi hai convinto. È un'auto da rally, accidenti. Di solito ti lascio le chiavi per portarla via. Già. Eccole, ma purtroppo come sai non parte. Però posso aiutarti a fissare il rimorchio al tuo furgone. Molto gentile. Allora, ti piace? Ah, un sacco, è splendida. Che macchina, non è vero? Dopo la pausa, Ed porterà la Lancia in officina mentre io me ne andrò in giro a caccia di pezzi di ricambio. È comodo avere i ricambi prima di smontare i pezzi vecchi della macchina, perché almeno posso vedere come vanno fissati. Questa griglia ha alcuni fori per le viti. 1, 2 e 3. In realtà alcuni attacchi sono leggermente danneggiati, ma andranno bene. Dovrebbe venire via in questo modo. È fissata da appena 3 viti. Una striscia di gomma ricopre le viti e protegge il pannello quando il cofano viene richiuso. La conservo per rimontarla con la griglia nuova. Questo radiatore ormai è andato. Sostituirlo è la cosa migliore.
Le italiane sono complicate. Per smontare il radiatore devo aprirmi un varco smontando il cofano, poi anche il paraurti anteriore. Le viti di bloccaggio sono nascoste dietro gli indicatori. Questo tubo invece non va smontato, basta separarlo dal radiatore. Questa morsa dietro il radiatore impedisce il passaggio dell'acqua. Al momento di staccarla, state attenti a non allagare l'officina. Una volta spurgato tutto il sistema, posso scollegare la ventola, i supporti e i tubi. Ecco il radiatore restaurato. In effetti è quasi come nuovo. Per una macchina così vecchia è difficile trovarne uno nuovo di zecca, ma ci sono molte officine specializzate che riparano quelli vecchi. Basta cambiare il nucleo e dare una passata di vernice per tirarlo a lucido. Come vedete, non ha né ventola né interruttore. Devo fissarvi i pezzi di quello vecchio prima di poterlo montare sulla macchina. Il radiatore raffredda l'acqua bollente che penetra nell'impianto. Mentre guidate, l'aria fredda colpisce le alette del radiatore e quando il liquido che lo attraversa raggiunge il fondo, è ormai freddo, almeno in teoria. La grossa ventola sul retro si aziona quando si supera la temperatura di regime. Ricordate di connettere il circuito della ventola perché è collegato a un termostato che scatta quando il motore è troppo caldo, altrimenti rischiate di bruciare la guarnizione della testata. Bene, ho rimontato il paraurti e il nuovo radiatore è nella macchina, ma naturalmente adesso devo riempire l'impianto con il refrigerante. Levo il tappo del vaso di espansione verso il liquido, avvio il motore e lo faccio riscaldare, in modo che scatti il termostato. Così il fluido sarà libero di scorrere intorno al motore. Se è rimasta dell'aria nell'impianto, finirà in cima al radiatore, oppure uscirà attraverso il vaso di espansione. È bello caldo! Sentite? È la ventola. L'impianto idraulico è alla temperatura richiesta, il vaso di espansione è pieno. Vado a spurgare il sistema. Adesso apro la valvola. Se c'è dell'aria all'interno dovrebbe uscire da qui. Ecco qualche bolla. Non ce n'è più. Abbiamo finito. Ho spurgato l'impianto e ora mi occuperò del resto. Questa Lancia ha tutto documentato. Alcuni pezzi sono relativamente nuovi, ma la macchina è stata ferma 2 anni, quindi voglio rimetterla a nuovo per essere certo che funzioni bene. Per questo vado a sostituire le candele, il filtro dell'aria e pure quello dell'olio, che è proprio in fondo al vano motore, naturalmente cambiando anche l'olio stesso. Ho la fortuna di avere un ponte, quindi per arrivare laggiù solleviamo l'auto. È un lavoro sporco, meglio usare i guanti. L'olio è da buttare, ma portatelo in un centro di smaltimento perché è molto tossico. Mentre scola, cambio le candele e il filtro dell'aria. Le candele sono il cuore dell'auto, avviano il motore e ne garantiscono le prestazioni. Costano poco e cambiarle è facile. Non avete scuse. Mettiamole a confronto, una vecchia e una nuova. La vecchia non è messa male, solo un po' annerita. Se il motore funziona bene, dovrei trovare un deposito grigio o marrone. È proprio qui sotto, lo vedo. Quindi è ancora decente. Però vedete che la base della candela è arrugginita. Meglio cambiarla lo stesso per stare tranquilli. Ogni motore ha un ordine di accensione. Per la Lancia Delta è 1342. Se ricollegate male i cavi, il motore finirà per incepparsi o non partirà proprio. È un errore comune, ma facile da correggere. Poi cambio il vecchio filtro dell'aria con uno pulito per far respirare meglio la macchina. Ho un attrezzo speciale per rimuovere quello dell'olio. Questa cinghia lo avvolge e mentre lo svitate, lei lo stringe facendolo girare in senso antiorario. Eccolo! Ungete la guarnizione in modo che faccia presa quando andate a fissare il filtro nuovo. Riempio il motore di olio semisintetico perfetto per questa Lancia. I più attenti tra voi avranno notato che non ho rimesso il tappo alla coppa e penseranno che finirò con il bagnarmi le scarpe di olio. Invece l'ho fatto. Non mi credete? Ecco la prova, il livello segnato dall'asticella. L'olio è pronto. Prima di lasciare andare la macchina, ricontrollerò il livello un'ultima volta per sicurezza, ma la manutenzione è completa. Ora rimonto la griglia e il cofano.
Ricorderete che questa griglia è leggermente danneggiata, ma la sistemo subito. Rondella, cacciavite, ed è fatta. E di questo? Era il tocco finale. Ed ha finito. Sembra passato un secolo da quando ho scovato questa lancia delta integrale in un sito di aste online. L'annuncio diceva poco, ma era promettente. Ho fatto subito un'offerta e me la sono aggiudicata. 2.300 sterline per una macchina proveniente da Rally. Dov'era la fregatura? Beh, era ferma da un paio d'anni e il motore non partiva. Ed lo ha fatto cantare subito grazie a una batteria nuova e un alternatore restaurato. È stato un bel sollievo, non era un rottame. L'auto partiva, ma si fermava? Dietro le ruote i freni non erano esattamente in gran forma. Una volta cambiati i dischi e le pastiglie, la macchina iniziava a promettere di nuovo grandi prestazioni. Ma lo sterzo sembrava instabile. Temevo di dover tirare fuori tutto il motore per montare una scatola nuova, ma Ed ha scoperto che in realtà i colpevoli erano i raccordi. Dei ricambi in polipropilene hanno risolto il problema alla guida. Con il motore acceso è spuntata una perdita. Così ho rimediato una griglia di ricambio e un radiatore rimesso a nuovo. Per Ed è stato un vero spasso smontare il muso della lancia per inserire il radiatore. Dopo qualche piccolo lavoro di manutenzione, il motore turbo da 2 litri ha iniziato a ruggire. Gli interni erano un po' stonati. Ed ha sostituito l'orrenda impugnatura del cambio con il pezzo originale. I pedali erano troppo vicini. Ed ha trovato dei ricambi in alluminio più sottili, sicuri e in sintonia con lo stile dell'auto. Poi ha lucidato la carrozzeria facendo emergere la splendida vernice rossa originale, da far invidia alla Ferrari. Avevamo 3.000 sterline, ma ci basteranno? Ne ho spese 40 per un controllo dati, 170 per griglia e radiatore, 80 per gli specchietti, 123 per i freni, 192 per batteria, alternatore e manutenzione, 52 per le sospensioni e 130 per gli interni. Il totale è di 3.087 sterline. Va come una vera e propria macchina da rally. Ed ha lavorato a fondo sulla meccanica di quest'auto, perché quando l'ho comprata non partiva nemmeno. È stata una scommessa prenderla lo stesso, ma una volta cambiati batteria e alternatore e girata la chiavetta, per fortuna il motore ha fatto il bravo. Ascoltate voi stessi. È una di quelle macchine di cui vi sentite veramente parte integrante quando siete dietro il volante. È una sensazione unica, un'autentica meraviglia. Bentornati ad Affari a Quattro Ruote, il programma che ama le auto mitiche. Ci vantiamo di sottrarre moderni classici alla pressa. Stavolta rimetteremo in forma la più amata e snob macina fango del paese, la Range Rover. Una vera e propria fuoristrada, ma con un suo perché anche fra i VIP. Amata tanto in città quanto in campagna. Dentro è enorme. Ci si può giocare a tennis. Ettari di spazio. E tutto ornato da pelle di primissima qualità e tappetini a pelo lungo. La Land Rover è famosa per i suoi pratici fuoristrada. Col debutto della Range Rover nel 1969 nasce una nuova razza di auto, il fuoristrada di lusso. Negli anni si è evoluta in un colosso tra le 45 e le 70.000 sterline, un mito britannico, insieme a Mini ed MG. La nostra sfida sarà comprarne una, risistemarla e venderla con solo 3.000 sterline. Vogliamo lo stile, le prestazioni e l'abilità nel fango senza rovinarci. Una Mark One. Ne sono state vendute milioni, saranno tantissime quelle di seconda mano. La cosa importante nel test di guida è come si guida. Prima sensazione, si guida molto bene. Ha un motore vellutato.
Le marce non entrano fluide come speravo, ma Ed potrà sistemarle. C'è una cosa che non ho detto a Jack e che terrò per me. È che vorrei convertire quest'auto al GPL, gas propano liquido. E per ottime ragioni. Primo, abbasserà il baricentro. I grossi serbatoi con gas corrono orizzontali sotto il telaio, abbassano il centro di gravità e migliorano la tenuta di strada. E poi è economico. Il GPL costa la metà della benzina. Fa poco più di 6 km al litro. Ci vuole uno stipendio miliardario per fare il pieno. Jack mi pare una brava persona ed è evidente che ci tiene alla sua auto e non l'ha strapazzata troppo e vuole venderla. Glielo leggo in faccia. Ho deciso. Credo proprio che partirò da 1500 sterline e vediamo dove si arriva. Ma non credo che ne pagherò più di 1700. Ditemi in bocca al lupo. Il mio supermeccanico Ed è un amante delle Range Rover. Ne ha avuta qualcuna. Dirà che ne ho comprata una buona o una da rottamare. Ed, come stai? Bene, tutto a posto? Sì, allora che ne pensi? Mi piace, ha classe, sì, sì. Noi, due possidenti alla conquista del mondo. Già ci vedo, scarpe italiane. Mi piace tanto. Non la condurremo solo per i pascoli, la sfoggeremo. E guarda dentro, Ed, è bellissima. È una Vogue SE, ha tutto. Il contadino o è sordo o ama la musica. Sei altoparlanti, da far saltare i timpani. Ha dei difetti. Guidandola noti un problema col cambio. Le marce non sono fluide, restano innestate un po' più a lungo di quanto dovrebbero. Sì, preoccupante, ma può essere una sciocchezza. Controllerò. Beh, io spero che sia il livello dell'olio. Ti piacerebbe, vero? Dai, non sarà così. Va bene. E un'altra cosa, Ed. Sotto tettuccio floscio? Sotto tettuccio floscio. Lo cambiamo, è pessimo. E si sa che le Range Rover hanno questo problema. Già, non è un lavoro facilissimo, ma ne vale la pena. Niente grasso né olio. È un lavoretto facile per te. Passi il pomeriggio in officina e poi... Tu mi vuoi molto bene, vero? Sì, e penso a te quando compro un'auto. Bella, no? Va bene, nessun problema. Dietro, altro noto problema Range Rover. Ruggine sul portellone. Sì, è un problema. Non solo qui, anche sul fondo. Tipico, no? Con le Range Rover. Lo è. Che si fa? Verniciamo? No, lo buttiamo via e ne compriamo un altro. Vuoi cambiarlo? Sì, è molto più facile, solo un paio di bulloni. È un problema Range Rover, saranno tutte arrugginite. Gli ultimi modelli sono a posto. Non ti preoccupare, vedrai che troveremo qualcosa. Bene, ho una missione, trovare un portellone. Già. Pensavo a un altro lavoretto per quest'auto. Sai, le Range Rover sono costose da mantenere. Hanno sempre sete. Sentito parlare del GPL? Gas propano liquido. Bravissimo. È ottimo. Convertiamolo al GPL, costa la metà, frutta circa 2 km ogni 4 litri e ha emissioni trascurabili. Ottime prestazioni. Già, che ne pensi? Ne vale la pena, ma non posso farlo io. Devi essere qualificato. E che tu ci creda o no, io non lo sono. Dico sul serio. Non puoi. Posso farlo. Dobbiamo scordarcelo o... No. Conosco uno. Sentiamo che ci dice. Sì, un'idea perfetta per quest'auto. Sì, ottima idea. Ora, il grosso problema, Ed, la portiera. Carina, no? Un simpatico graffietto. Pensavo, dato che è circoscritto a questo, sarà facile ridipingerlo, no? No, gettiamo via la portiera e ne mettiamo un'altra. Sei contrario alle vernici o cosa? Ma no, ce n'è talmente tante in giro che troverai portiera e portellone in uno sfascio. Tu me li porti e io li monto. Fatto. Così semplice? Così semplice. Bel lavoro il mio, trovarti i pezzi. Buon per te. Già, ottimo. Amerai le sue prestazioni. È messa bene. Ma che è un piacere. Molto ben messa. Sì. Bene, pronto? Sì. Niente? No. Non so cosa dirti, Ed. Ma come ci arrivo a casa da qui? Non saprei. Il mio taxi è lì che mi aspetta. Arrangiati. Lo fa sempre. Non è stata una gran partenza, ma so che Ed riporterà la ragazza in officina in qualche modo. Fra poco, un motore V8 diventa verde. C'è qualche problemino al motore.
difficile farlo partire e una volta acceso non gira bene e si spegne innestando la marcia. Ha fallito il test delle emissioni, perciò credo che la miscela di carburante e aria non vada bene. Un sistema a iniezione è in grado di regolarsi da solo, ma si affida ai sensori del motore per capire cosa sta succedendo e il sensore principale è lui. Il misuratore del flusso d'aria comunica al cervello quanta aria entra nel motore. Se non va, nascono i problemi, proprio come per la nostra Range Rover. Da un rivenditore, uno nuovo costerebbe 360 sterline. Non esiste che io paghi quei soldi. Così ho contattato uno specialista in parti di recupero Range Rover. Ecco un'unità testata per sole 40 sterline, un affare. Rimuovere il vecchio regolatore è semplicissimo. Solo tre bulloni, condotti e cavi, e due fascette, tutto qua. L'unità di ricambio è intatta, un po' polverosa, ma era su un'auto funzionante. E guardate la vecchia, piena di silice. Qualcuno ha tolto la copertura, si è fatto un giro dentro e, non riuscendo a risolvere il problema, ha rimesso la copertura e ha nascosto le sue tracce col sigillante. Vedete? Questa è la buona notizia. Qualcun altro ha cercato di aggiustare il motore armeggiando col regolatore. Non ci è riuscito e si è arreso, ma io no. Sento che la mia unità risolverà il problema. E ora è il momento della verità. Giriamo la chiave e vediamo che succede. Bene, ci siamo. Primo giro di chiave. Tiene anche il minimo, il che è ottimo. Il motore è freddo, non dimenticatelo. Fantastico. Un pezzo economico, un lavoro veloce e ha trasformato la macchina. Una tazza di caffè e un'occhiata ai giornali. Inizio ideale di giornata. E mi ha messo sulle tracce di una seducente 4x4 con una lunghissima storia di manutenzione. Il tipo non vedeva l'ora di venderla. Me la sono aggiudicata a 1600 sterline, cane escluso. Pensavo ne avremmo ricavato facilmente un profitto, ma il destino ha cospirato contro di noi. All'officina per la conversione al GPL ci hanno detto che aveva problemi al motore e che non sarebbe stato economicamente vantaggioso. Ho deciso di lasciar perdere e di puntare a rendere l'auto il più bella possibile. Via le portiere arrugginite e al loro posto quelle di seconda mano. Via il sottotettuccio, lavoro rognoso che richiede pazienza e tenacia, e al suo posto uno nuovo. Dovevamo sistemare il motore per passare la revisione. Ed ha usato il cervello e ha sostituito il regolatore di flusso con uno preso da uno specialista in parti di recupero. Per fortuna funziona e il motore gira fluido. Il cambio era imballato, è bastato sostituire l'olio e il filtro. Adesso, quando affondate il piede, il motore si risveglia a nuova vita. Avevamo 3.000 sterline da spendere e, contando i centesimi, abbiamo speso molto meno. L'auto è costata 1.600 sterline. I ricambi di seconda mano 175. Il sottotettuccio altre 160. Il regolatore di flusso di recupero solo 40. Filtro, olio e guarnizioni del cambio 60 per una spesa totale di 2.035 sterline. Il mio primo giro su questa splendida Range Rover dopo il gran lavoro di Ed. E va molto meglio. Motore fluido, vellutato. Il tipico suono del motore Range Rover 3 litri e mezzo. E va alla grande anche il cambio. Me l'ero dimenticato. È una meraviglia. Lo metterò alla prova. Schiaccio l'acceleratore e risponde benissimo. Una delizia. Volevo dare alla Range Rover l'X Factor per venderla, ma la conversione a GPL è fallita. Il divertimento in un'auto è sempre un richiamo e lei aveva già un sistema MP3 multi-altoparlante. Un navigatore sarebbe costato minimo 500 sterline e non avrei mai rivisto quei soldi, perciò ho fatto retromarcia. Sinceramente, mi basterebbe rivedere i soldi che ho speso.